Buonasera, bentrovati da TG Piemonte. A Torino il doppio ponte 25 aprile, 1 maggio potrebbe essere da sold out. Lo rileva un lavoro di Assoter Confesercenti. Nei prossimi giorni le previsioni di meteo non sembrano però essere buone, ma questo pare non scoraggiare i programmi dei turisti. Doppio ponte e alberghi quasi pieni. Nei prossimi giorni a Torino potrebbe essere molto difficile riuscire a trovare una camera d'albergo libera. Il lungo ponte 25 aprile 1 maggio sta portando le strutture ricettive verso il sold out, lo rileva Assotel Confesercenti, ma molte strutture hanno le stanze esaurite da tempo e non possono più accettare prenotazioni. I soggiorni riguardano il periodo tra il 25 e il 28 aprile e altri che arrivano fino al 1 maggio. Il dato certo è che durante tutti questi giorni gli alberghi sono pieni e gli ospiti sono essenzialmente famiglie. Ma a farla da padrone non è solo il turismo, anche Planet Week e G7 fanno la loro parte. Per i visitatori, oltre alle mete consuete come il Museo Egizio e il Museo del Cinema, ci sono la mostra di Leonardo e quella del Guercino, visitabili anche il 25 aprile e il 1 maggio. Le previsioni meteo potrebbero non aiutare, ma questo fattore non sembra scoraggiare il turismo. Oggi si celebra il 25 aprile, l'anniversario della liberazione d'Italia. Questo giorno è stato scelto poiché proprio in questa data cominciò la ritirata dei tedeschi e dei soldati della Repubblica di Salò da Milano e Torino in seguito allo sfondamento della linea gotica da parte degli alleati e all'azione della resistenza. Nel 1949 è stata istituzionalizzata come giornata nazionale. Quest'anno il 25 aprile cade in un anno contrassegnato da numerose guerre. Abbiamo quindi chiesto ai torinesi quale significato assuma. Sentiamo cosa hanno risposto. Che significato ha oggi il 25 aprile? Il 25 aprile secondo me è una data importantissima perché segna nella storia del nostro paese un passaggio da una fase triste della politica dell'Italia a una fase nuova che porta alla democrazia e che vuol dire che si tratta di una data fondamentale nella storia di un paese. Un messaggio forte che dovrebbe essere dato non solo all'Italia, ma penso a tutto il mondo. C'è bisogno della liberazione da queste guerre che oggigiorno stanno veramente stancando. Dovremmo aver superato questa concezione di farci la guerra per ottenere un qualcosa, ma di capire che il mondo è di tutti e sarebbe molto più bello se, insomma, tutti quanti riuscissimo a condividere invece che a voler possedere un qualcosa. Signora, che significato ha oggi 25 aprile? Quello che è lo stesso di tantissimi anni fa, di quando la liberazione dal nazifascismo. Solo che forse adesso si sente un po' meno le idee di quello che erano a quel tempo. C'è meno interesse, diciamo così. Quest'anno 25 aprile cade in un periodo di guerra, di guerre al plurale. Guerre dove si spera che vengano, sì, e ci sia una svolta e non ci siano più tanti morti, perché nel 2024 è veramente impossibile pensare di avere degli attacchi e di vivere nella paura come stiamo vivendo, perché non è che noi siamo poi così incolumi da tutto quello che potrebbe succedere. Quale significato, signora, diamo oggi al 25 aprile? Di libertà, soprattutto di antifascismo, diciamocelo pure, chiaro e tondo. Il 25 aprile è la festa della liberazione, è una festa che bisogna ricordare sempre, sia oggi che nel nostro futuro. Per non dimenticare. Per non dimenticare la storia del 25 aprile. Nel 2024 celebriamo questa data quando ci sono delle guerre in corso. Questo è vero, però è anche tra l'altro vero che il segnale che manda il 25 aprile è proprio quello di un segnale di pace, cioè chiudiamo periodi terribili della storia del nostro pianeta, perché il 25 aprile ha segnato la fine della Seconda Guerra Mondiale, per cui terribile, un periodo terribile e può essere anche un messaggio di pace per quanto riguarda quello che sta accadendo oggi in tutto il mondo, perché ricordiamoci che
dopo la seconda guerra mondiale, non è mai finito il periodo della guerra. Se potessimo anche celebrare il 25 aprile nei paesi in guerra sarebbe bellissimo. sarebbe forse un qualcosa di nuovo, di unico nel mondo. Forse l'umanità farebbe un saltino di qualità in alto. Voltiamo completamente pagina. Poco meno di 2 neogenitori su 10 scelgono di dare il doppio cognome ai figli, e il doppio rispetto alle percentuali che si registravano prima della sentenza della Corte Costituzionale del 2022, che ha reso illegittima la trasmissione automatica del cognome paterno come avveniva prima. E quanto emerge da una ricerca dell'università che ha preso in considerazione 8.650 atti di nascita registrati al Comune. L'Università di Torino ha svolto un lavoro sulla città legato alla diffusione dei doppi cognomi. Quali sono i numeri? Quanto sono diffusi i doppi cognomi su Torino? Attualmente nell'ultimo anno la percentuale di neonati che ha ricevuto il doppio cognome oscilla intorno al 13%. Poco meno di 2 famiglie su 10 scelgono di dare ai propri figli doppio cognome. Sì, la percentuale è ancora nettamente minoritaria, perché questa è un'innovazione sociale che, come tutte le innovazioni, richiede un certo tempo per potersi diffondere a tutta la popolazione, e poi perché ha bisogno anche, diciamo, di un ambiente sociale favorevole, quindi il doppio cognome deve risultare compatibile con i valori, con le norme sociali prevalenti in una data società. Su cosa si basa nel dettaglio la scelta di dare il doppio cognome oppure no? Allora, sicuramente il doppio cognome ha un forte significato simbolico dal punto di vista della parità di genere, della pari dignità del padre e della madre nel conferire l'identità al proprio figlio o propria figlia. Quindi è presumibile che i genitori che scelgono questa opzione lo fanno perché vogliono condividere questo, diciamo, importante ruolo. Dal punto di vista, diciamo, delle coppie non coniugate, è anche un modo per condividere parte del cognome con il figlio, quindi è un elemento, diciamo, di innovazione che aiuta questo tipo di coppie a conferire l'identità al proprio figlio. Poi naturalmente ci possono essere dei fattori che frenano un pochettino i nuovi genitori ad attribuire il doppio cognome, quali per esempio gli aspetti che la sentenza della Corte Costituzionale non ha ancora normato, perché è compito del Parlamento farlo, quindi regole per esempio su come si trasmettono i cognomi alle successive generazioni per evitare la moltiplicazione del cognome. Io facevo un esempio di una persona illustre che ha il cognome della madre. Sì, mi riferivo all'ex primo ministro spagnolo Jorge Luis Rodríguez Zapatero. Nei paesi ispanici, in Spagna e anche altri, tutte le persone hanno un doppio cognome, ma quando a loro volta devono trasmettere un cognome, solitamente trasmettono il proprio cognome paterno, quello che hanno ricevuto dal proprio padre. Il caso dell'ex primo ministro spagnolo è significativo perché è un'eccezione a questa regola. Lui è noto come Zapatero, che è il cognome di sua madre. Parliamo ora di una grande mostra antologica dedicata a Italo Cremona, nata da una collaborazione tra la GAM di Torino e il MART di Rovereto. Sarà visitabile fino al 15 settembre. Oltre 100 opere del pittore, dalle prime prove giovanili degli anni 20 alle tele della maturità, in un percorso espositivo fatto di luci e colori accesi. Quando la mente di un artista si concentra solo su un oggetto, tutto il resto rimane fuori dalla rappresentazione, tutto il resto diventa profonda notte e si perde nell'indifferenziato. Italo Cremona, pittore non solo, torinese d'adozione, fino al 15 settembre rivive alla GAM, con oltre 100 opere che ne raccontano la parabola artistica. Italo Cremona è stato un pittore fondamentale nella storia del Novecento e fu molto importante per questa città, anche se non nacque qui ma passò la maggior parte della sua vita qui a Torino, perché insegnò a lungo sia all'Accademia di Belle Arti che come fondatore dell'Istituto d'Arte di Torino, e fu una figura importante per la cultura nazionale perché scrisse molto, era un pittore colto, scriveva recensioni alle mostre anche di altri artisti e teneva una rubrica su Paragone, dalla quale credo che un po' insegnò a molti e insegna tutt'oggi a noi a guardare al mondo dell'arte con occhi molto diversi, eccentrici. Come si compone questa mostra? La mostra è una
antologica nel senso più ampio del termine, ma quello che volevamo fare con, insieme alle altre due curatrici, Daniela Ferrari e Giorgina Bertolino, era riuscire a trattare Cremona come un pittore vivente, perché siamo convinte che abbia nel suo lavoro un'attualità che parla direttamente a quello che sta succedendo nell'arte oggi. Tra le ossessioni, insomma, interessi di Cremona è il tema dello specchio, ben rappresentato nell'opera Alle sue spalle. Ce la descrive? Sì, questo è un autoritratto degli anni 30, fa parte della collezione del museo della GAM di Torino. È un autoritratto allo specchio, per cui tutto lo spazio che lui ha sempre creato come uno spazio chiuso, lo spazio di Cremona non è mai atmosferico, non guarda mai alla natura fuori, è uno spazio mentale, per cui quasi una scatola metafisica. Questa scatola metafisica è raddoppiata dalla presenza dello specchio, per cui non la guarda direttamente, ma la guarda sempre come un riflesso. Questo è un modo per sottolineare che il suo sguardo sul mondo è uno sguardo mentale, uno sguardo di riflessione, non è uno sguardo immersivo, diretto, ma sempre riflessivo. Ora ci spostiamo al Museo di Antichità, che compie 300 anni e per l'occasione ha aperto al pubblico per la prima volta il percorso archeologico della Basilica Paleocristiana del Salvatore, l'iniziativa dei Musei Reali, inaugurata anche la mostra archeologica La Scandalosa e la Magnifica, 300 anni di ricerche su industria e sul culto di Iside in Piemonte. 3 secoli per il Museo d'Antichità di Torino. Per l'occasione i Musei Reali svelano il percorso archeologico della Basilica Paleocristiana del Salvatore e presentano la mostra archeologica intitolata La Scandalosa e la Magnifica. Questo è il compimento di un grosso intervento, di un grosso lavoro durato molti anni, che ha avuto una prima tappa nel 2021 con l'apertura al pubblico del Teatro Romano, e adesso finalmente si arricchisce di questo percorso sulla prima cattedrale di Torino, un edificio che ha attraversato più di 1000 anni, essendo il cuore della comunità cristiana torinese, e che nessuno però fino ad oggi aveva mai potuto vedere, al di fuori dei pochi tecnici addetti alle manutenzioni e agli archeologi. Quindi si tratta di una restituzione importantissima alla città della sua storia in età alto medievale e medievale, che entrerà a far parte del percorso di visita dei Musei Reali in modo stabile. Cosa racconta in particolare? L'edificio è quello della prima cattedrale di Torino, la Basilica del Santo Salvatore, che fu costruita tra la fine del IV secolo e l'inizio del V secolo dal primo vescovo Massimo, e posta proprio in adiacenza al Teatro Romano, che nel frattempo veniva gradatamente abbandonato. Quindi si tratta di una forma di cristianizzazione, diciamo, di uno spazio che era concepito come non più tollerabile, quello degli spettacoli, e la presa, come dire, di egemonia nella città della comunità cristiana. Un edificio che poi viene affiancato molto presto dalle altre due basiliche. Si tratta quindi in totale di 3 basiliche paleocristiane gemelle, costruite in età medievale e poi ricostruite in forme romaniche più tarde, delle quali si conserva il mosaico della Ruota della Fortuna, un mosaico 200esco meraviglioso che stiamo adesso allestendo insieme alla soprintendenza nel Museo Diocesano, che quindi sarà poi visibile come completamento ulteriore di questo percorso tra pochi mesi. La Scandalosa e la Magnifica è uno degli appellativi con cui si identificava Iside, la dea proprio dai 1000 nomi. Questa si ritrova in un papiro di Nag Hammadi del III-IV secolo d.C., a dire come ancora in epoca cristiana fosse particolare sentito il culto di Iside, un culto sempre, che ha sempre attirato l'interesse e la fascinazione, di cui i Savoia hanno subito la fascinazione ben prima della nascita del museo, e che continua ancora di più proprio alla nascita del museo, con l'identificazione seria, scientifica e ineluttabile del sito archeologico di Industria, dove è riconosciuto uno dei più antichi culti isiaci dell'Italia settentrionale. Il teatro contemporaneo e le arti performative tornano a invadere Torino. Dal 17 maggio al 2 giugno arriva la 12ª edizione del Fringe Festival, con oltre 150 spettacoli teatrali, musica e talk in giro per la città.
Una finestra aperta sul teatro del presente e del futuro, alla ricerca dell'originalità. Dal 17 maggio al 2 giugno torna il Torino Fringe Festival, che per la 12ª edizione sceglie il titolo Arcadia Crossover, un invito al confronto tra le arti in un ipotetico futuro di armonia e proficuo scambio. Faremo una parata di apertura come inaugurazione del festival, che andrà a comprendere tutto il lungo Po, da qui fino al magazzino sul Po, che è partner del festival sin dalla sua prima edizione. Dopodiché quest'anno avremo, come ogni anno, andiamo a scovare sempre delle location nuove in ogni angolo possibile in cui si possa portare lo spettacolo dal vivo, e avremo ben 4 location nella circoscrizione 8, quindi Sal Salvario, Borgo Po, in cui andremo a fare la nostra programmazione. Quindi ogni anno cerchiamo sempre di monitorare, andare a scovare ogni angolo possibile per portare lo spettacolo dal vivo. Quindi uno spettacolo dal vivo diffuso in tutta la città di Torino, e più o meno quanti appuntamenti sono e come sono suddivisi? Allora, sono ben 150 le repliche di quest'anno, e noi selezioniamo gli spettacoli tramite un bando internazionale che è uscito in autunno, a cui hanno aderito più di 700 compagnie e artisti da tutto il mondo. Da lì andiamo a selezionare quello che poi è il programma, che è suddiviso in queste repliche di spettacoli e in eventi speciali. E qualche artista che è emerso grazie a voi in questi 12 anni? Qualche compagnia che è diventata famosa? Guarda, è una bellissima domanda questa, perché negli anni siamo riusciti comunque a, come dire, non vogliamo prenderci tutto il merito poi dei talenti, ma sicuramente in questa occasione si sono presentate tantissime compagnie che poi hanno avuto grande successo, cominciando con Mercanti di Storie, Massimiliano Loizzi, che è uno dei volti noti del Terzo Segreto di Satira, che dal primo anno del festival, quindi nel 2013, aveva portato un suo spettacolo quando ancora non era a questi apici di successo, e adesso, insomma, ha veramente un gran seguito e continua a essere, come dire, quasi un testimonial del festival. Tra la primavera e l'estate in arrivo, Torino ospiterà 2 grandi appuntamenti per il ciclismo nazionale e internazionale: la partenza del Giro d'Italia e il passaggio del Tour de France. La città ha organizzato 2 mesi di eventi diffusi, per lo più gratuiti, rivolti a tutti. Scopriamo quali sono. Torino si tinge di rosa e poi di giallo per un viaggio in bicicletta costruito intorno a 2 tappe fondamentali: la partenza del Giro d'Italia il 4 maggio dalla Reggia di Venaria e il passaggio del Tour de France il 1 luglio dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi. Per omaggiare al meglio i 2 appuntamenti clou, la città propone Toride, un ampio programma di eventi diffusi e in gran parte gratuiti, rivolti a tutti, cittadini e turisti. Delle 5 mostre previste, la prima è partita il 12 aprile ed è già visitabile. Sotto i portici di Via Po, sul lato sinistro, una serie di foto documenta gli anni 50 e 60 di Torino, accostando alle immagini della ricostruzione post-bellica e del boom economico istantanee delle partenze e degli arrivi del giro in città. Il Cinema Massimo apre le porte a una rassegna di 12 pellicole con la bicicletta come protagonista, dal 18 maggio al 23 giugno, un percorso su 2 ruote che prosegue nei tanti talk e incontri organizzati dalle biblioteche civiche torinesi, dal Circolo dei Lettori e dal Salone del Libro. Tra i talk in programma spiccano gli incontri con Fabio Genovesi, Marco Pastonesi, autore del libro Pantani era un dio, Luca Gregorio e Riccardo Magrini, oltre al reading con le migliori pagine scritte da Gianni Mura quando fu inviato al Tour de France. La città risuonerà di musica con un grande concerto all'auditorium e per 2 mesi sarà vestita a festa. Bandiere rosa e gialle sui ponti, fiori e installazioni artistiche posizionate negli angoli strategici del centro. Non mancheranno pedalate di gruppo ed eventi per i più piccoli, con il doppio obiettivo di divertire e avvicinare le giovani generazioni alla mobilità dolce. Dai 112 km fino a Superga, ai 45 km per ciclo amatori, passando per pedalate enogastronomiche o notturne, la Torino Sportiva prova proprio ad accontentare tutti. Ci occupiamo di libri adesso, perché anche Torino quest'anno entra a far parte della dozzina finalista del premio Strega. Tra i candidati c'è Dario Voltolini, scrittore torinese, con il suo Invernale. Lo abbiamo intervistato.
Una danza di persone e di merci, è lo spettacolo che ogni giorno va in scena a Porta Palazzo. Mezzo secolo fa non era diverso e c'è qualcuno che se lo ricorda molto bene, quel balletto cadenzato attorno ai banchi di Piazza della Repubblica. Dario Voltolini lo racconta in un libro, tra i 12 finalisti del Premio Strega 2024. Perché Invernale e perché Porta Palazzo? Papà lavorava qua, insieme ai suoi fratelli, e quindi è la zona importante dove siamo cresciuti, vissuti. Il libro comincia con una scena esattamente, tra virgolette, girata qui sotto. Invernale perché racconta degli ultimi anni di vita di mio padre, e quindi c'è una sensazione di freddo che percorre questo pezzo di nostra esistenza, no? Sua, di tutta la famiglia, ma nel senso di, mi piacerebbe pensare che l'invernale è come qualcosa di molto intenso, non semplicemente freddo, molto intenso, sì. Una celebrazione della figura del papà macellaio a 40 anni dalla scomparsa. Lui era giovane, è mancato a 50 anni e qualche tempo prima aveva avuto un incidente qua, si era ripreso, poi dopo non stava bene, ha fatto delle analisi, insomma c'è stata una diagnosi infausta che lo ha portato alla fine, ma in questo periodo qua, dal massimo della vitalità alla fine, è come se lui si fosse dispiegato più intensamente come persona. Quindi io vorrei poter dire di aver fatto un libro che è, da un certo punto di vista, triste e di commiato, ma da un altro punto di vista di celebrazione della vita nella sua intensità. Ed è ambientato in una zona di Torino molto evocativa. Che significato ha per lei che vive, nato e vive a Torino? L'ombelico di Torino per me è sempre stato il mercato, che è una zona molto strana per la città, questa città geometrica che tutti conoscono per essere ordinata. Qua invece era un caos divertente, forte, fenomenale, pieno di vita e faceva molta eccezione, sì. E c'è qualcuno tra gli avversari dello Strega che teme in particolare? Che temo? No. Sono tutte persone che ho conosciuto recentemente, libri che sto leggendo, molti li ho letti, trovo che sia una dozzina qualitativamente interessante, quindi no, temere no, nel senso che secondo me chiunque vinca è comunque una dozzina e sarà poi una cinquina quindi di buona qualità letteraria, a me sta a cuore questo, insomma. Adesso vediamo un'anticipazione della nostra trasmissione Non vedo l'ora, in onda tutte le sere alle 20.30. Il coro baiolese è nato nel 1966, ma non tanto per cantare, ma per iniziare una ricerca etnografica che ci consentisse di conoscere la nostra gente, sapere, conoscere i loro modi di vedere, la loro maniera di vivere, conoscere anche un po' quella che poteva essere quella che noi chiamiamo l'insegnamento che deriva dall'esperienza della vita. E allora ci siamo detti, facciamo il coro, cerchiamo di cantare bene, ma soprattutto cerchiamo di coinvolgere coloro che vivono in questo territorio. Cerchiamo di capire cosa pensano, cosa fanno. E così nel 1970 abbiamo cominciato una ricerca etnografica. Il coro baiolese, che era nato appena nel 1966, si è dato da fare. Dalla clausura dove ci troviamo, desideriamo mandare un pensiero riconoscente a coloro che con il loro sacrificio ci hanno dato la libertà. Amici del coro, e tutti gli altri che vogliono unirsi alla mia voce per ricordare tutte le volte che noi siamo stati lassù davanti al masso di Lace e ci avete aiutati a ricordare il sacrificio dei nostri amici. È tutto, buon proseguimento con i nostri programmi.